quello di prima, ah, venisse qua, venisse qua, imparato una nuova, venisse qua, bene, venisse, venisse, non imparate due allora di parole nuove, ma così arriva a fine giornata e impara il dizionario, e nasce appunto come estremo amore, estremo riconoscimento dei propri beniamini, appunto dei videogiochi, di fumetti, di film e quant'altro, nel riproporre con tanta fantasia questi eroi e queste eroine in formazione carne e ossa. Ora, cioè lui, possiamo dire, sì, che tu sei stato un po' anche uno dei fondatori o padri. Sì, sono così vecchio. Sì, no, sì, vabbè, sì, non, sì, volevo, sì, dire questo. Gianluca, cioè, le ha viste di cotte e di crude. Più di crude, tanta crudità. No, vabbè, è proprio una crudità di essere umano. Gli ospiti, anzi non gli ospiti, i partecipanti in gara. Il primo partecipante del cosplay contest del Video Games Lab 2024, sì, è un singolo. Oh. Lei è Flora. E la Fauna? E Fauna? No, cioè, no, Tecna. No, quelli oggi lo sai che... Quello è la Wix. Eh sì, perché oggi sono i vent'anni delle Wix. I vent'anni delle Wix? Sì, sì, sì. Eh? Però non è le Wix. Aspetta. I vent'anni delle Wix! Niente. Doveva ballare di nuovo. Yes. Lei, appunto, è Flora. È pro. Windows. C'è l'operatore audio che è andato con Windows. Mi fai presentare? Sì, scusa, vai. Crash. Aspetta, riproviamo. I vent'anni delle Wix. Niente, ok, apposta. Non la faremo, non ce l'avremo mai. Vado via, grazie. Tu lo sarai. Aspetta. Una di noi. Wix. Ha stufato tu, mi fa mai figuracce. Ti vuoi iniziare con le cose? Vai, basta, basta, giuro, giuro, vai. Okay. Il primo. Niente. Buon basta. Aspetta, che attento. Una volta. Che? Aspetta, ti do una mano. No, che sta? Da dove è? Non c'è. Aspetta, andiamo a braccio. Vado via, ciao, arrivederci. Se lo fate lì. Si chiama Flora, l'abbiamo capito. E interpreta, mazzante, scritto piccolo. Nicola, io presumo. Cioè, famo sto fatto, aspetta, cioè, aspetta che ti aiuto, aspetta. Allora, si chiama Flora, sì, piccolo veramente però. Nikolai Gogol da Bungo Stray Dogs, un applauso per te! Direttamente del Transformer Bumblebee! Direttamente dagli Avenger! Lord Buster!
e direttamente da Henry Cavill. Ma questo è uno spoilerone, non si dice. Ma sta su tutti i posti. È vero, dai. Da Warhammer 40.000, uno Space Marine. Se non mi sbaglio dovrebbe essere un angelo sanguinario perché ha il casco rosso. E abbiamo anche il capitano. Capitano, venga Captain Carter. Capitano, via. Capitano, può venire lei che è l'unica che può... Si faccia vedere. Captain Carter. Nicolai, qua con... E quack da Dream SMP. SMP che io non ho scoperto. Sto cercando su di voi. Wilbur, listen to me. I saw what you did to Lemanberg, and I'm not going to let Las Levadas have the same fate as Lemanberg. Are you two kissing? Coming here? I appreciate you checking this place out, Wilbur, but I don't need your services. I don't need your presence. You are very unpredictable, and Lemanberg is not going to be subject to that. Well, you two just kissing. When I was like, you kissing? It's fine because you lost the election. It really looked like... That's what you're saying. Wilbur, I forgot about that. I'm past that. I'm a different person now, okay? And again, I appreciate you coming to my country, checking it out and everything, but Wilbur, I'm sorry, this is, well, look, I can't let you join. Tommy seems to have some concerns. Allora, loro sono Fabrizio, Andrea e Alessandra, e c'è anche Marco, pensa, che dal mondo di quello, sì, che c'ha paura della pietra, della geologia. Sì, pauroso, sì, il geologo. Che tu pensa sei un alieno super strafighissimo, cioè super una pietruzza verde. La pietruzza, morto. C'è Michael Douglas con la pietra verde. Abbiamo Superman, Clark Kent, Lois Lane e Jimmy Olsen da Superman. Abbiamo appena visto perché ha fatto una comparsata nel gruppo precedente.
perché gli dici così? Ma io faccio un favoritismo. Io faccio favoritismo perché lui è particolare. Ma poi ci dicono, guarda che quello fa le cose. Sì, sì. Chiedo forte un vostro applauso al numero 5. Lui è, presumo, Iago e interpreta Cuphead. Numero 6, Jamie, che da Vocaloid ci porta Hatsune Miku! I numeri, loro sono il gruppo numero 7 e abbiamo bello su 7 e non si capisce 6 Alessandra, Antonio, Giovanni, Marco, Giulia presumo e Azzurra è scritto tu, carattere 1 che interpretano nella nell'ordine in cui l'ho detto che non mi ricordo, Pepper Potts, Deadpool, Iron Man, Capitan America, She-Hulk e Peggy Carter dagli Avenger Academy. Loro sono il del gruppo di Avengers Academy, perché sono loro, eh sì, perché sono a scuola. Allora, lui è il numero 8, si chiama Salvatore, che dal fantastico mondo di Batman ci porta il Cavaliere Oscuro! Batman!
si chiama Nora e interpreta Megan. Claudio da Roma ci porta Wolverine, il direttore da Dixpert. Parliamo di animazione giapponese. Giapponese? Oh, sì, peraltro quest'anno sai che mi sembra che sono i 30 anni? Forse sono 40. 40? Sì, 40. Sono certo. Mi sono... Ma manco sai che sto a dire che cosa? Cioè non c'è, c'è la mascheretta, pure te! Dai, date la mascheretta, vieni con me, dai. Allora, vieni qua, vieni qua, qua, vieni a leggere come, dai, vieni qua. Stai venendo veramente? Perché vieni? Fate un applauso chiunque la sia! Stavo scherzando! Senti, come ti chiami? Io stavo scherzando. Come si chiama? Marta. Teresa! Esatto, no, Marta si chiama. Teresa! No, è Marta! Marta! Marta Kent! Mi tolgo una scarpa. Marta Wayne! Marta, come tutte le madri di tutti i supereroi, si chiamano tutte Marta. È facile! Marta! È vero, tutte Marta. Allora, è un 40 anni di... Il capolavoro di Akira Toriyama qual è? Dragon Ball! Ok. Eccolo. Comunque secondo me la storia più bella è proprio quella iniziale, perché poi quella sulla Mech secondo me con quel drago è un po' lunga. Perché? È un po' lunga. No, vabbè. Yes. Direttamente! Da Dragon Ball, il numero 11, Rudy ci porta una versione di Goku Super Saiyan 3-4 4 bis è l'articolo questo. Devi rassegnarti, non hai alcuna speranza di vincere con me. Sei un mostro. Mi sono stancato di farti divertire. Il gioco è finito. Che cosa vuoi dire? Onda energetica! Devo annientarlo. Non gli permetterò più di seminare il terrore. Non gli permetterò di salvarsi! Onda energetica! La onda energetica di quel Saiyan! Take my past, can't take my
my history. You could take my part, but his name's a mystery. Nothing you can take from me. Ma che fa? Canta. Whatever word keep. No, nothing you can take was ever worth keeping. You can't take my charm. You can't take my humor. You can't take my world. 'Cause it's just a rumor. Ah, nothing you can take from me was ever worth keeping. È la prima volta in Ungheria che sentiamo qualcuno cantare il proprio elogio funebre. È questo quello che volete? Che gioca per inizio, maledetti! Un applauso! Figlia mia, se mi puoi sentire, sapevo che saresti tornata anche tu. È nella tua natura proteggere gli innocenti. Mi dispiace che quel giorno, il giorno in cui sei rimasta esclusa e lasciata a morire, nessuno era lì a tenerti tra le braccia, nel modo in cui tu tenevi gli altri, nelle tue. Sapevo fosse una serata, bevo per dimenticare. Oh, mi ero dimenticato.
dimenticato che sei il barista filosofo, il saggio che conosce ogni casa. Scendi dalla cattedra del verso Vendrick. Senti, se hai un problema non troverai la soluzione sul fondo di una bottiglia. Io lo so, l'ho cercata lì a lungo. Ah, certo. Allora dove dovrei cercarla? Nella tua camera da letto, magari. Sotto un lenzuolo. Magari a tastoni la cerchiamo insieme. Non fare la recita. Oh, ma dai. Lo so che hai voglia di sbattermi le ali in faccia. Smettila! Porco inferno! Finiscila con la recita. Con me non attacca. Riesci solo a fare la figura dello... con queste puttane da falso. Chiamami falso un'altra volta! No, ti sfido. Falso? Sei un vero... Sei caduto? Sappi una cosa! Tu saresti veramente fortunato se una star come me non sei fatta cazzo! Sai quanti inciderebbero per avere Angel Dust che gli viene addosso! F***o! Continua a fare il gatto solitario del c***o! Che dio! Angel, dove stai andando? Vai! Ask, che cosa hai fatto? Gli ho preparato un drink! Oh no, lui è terribilmente turbato! Angel, starà bene! Non ne sarei così sicura. Non sapete che casino ho fatto oggi sul set e lui mi ha detto... Oh, non sta... Ha fatto bene, credetemi. Ma ci picchia, sembra che qualcuno debba seguirlo. Qualcuno di nome Ask. Oh, mi prendi per il c***o? Perché non lo fai tu, visto che sei preoccupata? Perché non sono io quella che l'ha fatto uscire isterico da qui. Tu l'hai provocato e tu lo riporti. No, no. Non costringerlo a tornare. Solo assicurati che non si metta nei guai. Oggi ho provato a insistere, ma purtroppo ho peggiorato le cose. Tornerà quando sarà pronto. Facciamo solo in modo che nel frattempo non gli capiti qualcosa di brutto. Ora, se volete perdonarmi, vado a scrivere 100 lettere di scuse e a preparare la lezione di domani sul non intromettersi. Un applauso! La lezione non censurata! Come sarà? Assieme, cioè, allora lui è un giardiniere in realtà, un momento non ho mai detto, prego, abusivismo all'inizio. No, ma perché devi dire così? Preparo chiaramente il nuovo L'Oreale. Tanto noi perdiamo tempo. Sì. Io mi ricordo esattamente, nella casa del genere si ha, mette i maniaci quelli dentro al bar.
cose sono cambiate. C'è una linea sottile tra giusto e sbagliato. E da qualche parte, nelle ombre, a cercarla mandano noi. Non cerca Musei, il bersaglio è nella casa principale. Noi ci sporchiamo e il mondo resta pulito. È questa la missione. Io non sono venuto fin qui per litigare con i miei fratelli, ma voglio mettere in chiaro due cose. Diventerò io il re dei demoni e nessuno potrà avere Elisabeth. Avanti, non essere così egoista, sciocco fratellino! Non lascerò che uno come te finisca per rovinare i miei lunghi piani! Che onestamente ho valutato molto male, pur sottraendoti il potere che il re ti ha dato. You
oggi provocarmi. Maltrattate questo poveretto come avete sempre maltrattato il mio popolo. Parlate di giustizia eppure siete crudele con chi ha più bisogno di aiuto. Silenzio! Giustizia! Bada alle mie parole, Zingara. Pagherai per questa insolenza. Allora abbiamo incoronato il folle sbagliato. Il solo folle che vedo siete voi! Capitano Febo, arrestatela! Vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, siete 10 voi e io, ma invece, una poverina, cosa può fare? Maleficio! Più niente da fare. Il corpo è ancora caldo. Le labbra cominciano ad assumere un colore violaceo. Ma ci picchia. Ci sono degli elementi poco chiari in questa storia. Devo assolutamente trovare un indizio. Signora, posso farle una domanda? Dei sospetti su uno di loro, ma c'è qualcosa che ancora non mi guarda. Però ora che ci penso, un momento, finalmente ho scoperto tutto, è stato lui. Non ho altra scelta, anche stavolta devo usare la tua voce, Go. Lo tormenterò con questo orologio. Oh, che cosa mi succede? E va bene, veniamo al dunque. Tra poco tutti quanti saprete perché ci troviamo qui. Abbiate pazienza ancora qualche minuto. Che cosa è stato? Sto arrivando, tieni duro. Liquidato cavalieri molto più potenti. Non ci fa paura e non sperare di fermarci. Anzi, preparati a pagare per tutto quello che avete fatto! Oh, fulmine di Pegasus! Ah.
Oddio! Adesso è davvero finita. Non è vero. Non è finita. Anzi, preparati a combattere, perché il bello deve ancora arrivare. Ti occorre ben altro per sconfiggere quattro cavalieri di Atena. Prendi questa cometa di Pegasus! Possibile, non riesco a crederci, ma come l'hai potuto? Come hai potuto, maledetto cavaliere di Atena? Castigo! Infernale! Un cavaliere di Atena. Non è mai sconfitto un cavaliere di Atena. Combatte per la sua dea! Fino al sacrificio estremo! Babum, sono Ade, dio dei morti. Ciao, come andiamo? Ah, non ora, va bene. Ehi, mi servono due secondi, faccio in fretta io. Vedi, ho un grosso affare intento, una speculazione immobiliare, diciamo. E Erk, diavolaccio, posso chiamarti Erk? Pare che tu mi metta sempre i bastoni tra le ruote. Hai sbagliato persona. Stammi a sentire, brutto. Stammi solo a sentire. Dopo io ti sarei eternamente grata se ti prendessi un giorno di ferie da questa tua impresa di eroismo, accidenti, mostri, disastri naturali. Un giorno lo possono aspettare, no? Hai perso il cervello. Non scappare, perché vedi, ho un piccolo asso nella manica che forse ti può interessare. Mac, non ascoltavo. Lascialo andare. Facciamo lo scherzo. Tu rinunci alla tua forza per circa 24 ore, va bene? Diciamo le prossime 24 ore. E Meg sarà libera come un uccello e fuori pericolo. Balliamo, ci baciamo, ci scateniamo, torniamo a casa felici. Che ne dici, avanti? Sarà fatto del male alle persone, vero? No, insomma c'è la possibilità, succede. Ecco, è la guerra, che posso dirti? Comunque, che devi a questa gente? Devi giurare che sarà fuori da ogni pericolo. Bene, d'accordo, te lo concedo. Meg salva, altrimenti riavrai la tua forza. Bla bla bla, carta da volo. Va bene, fatto. Una stretta di mano? Senti, non ho molto tempo per portarla a lunghe. Sono impegnato, ho dei programmi per il 2000. Mi serve una risposta ora. E uno, e due. Accetto! Sì, ci siamo! Sentirti un po' scombussolato, più che naturale, forse ti conviene... Sederti! Ora sai cosa si prova ad essere uguale a tutti gli altri. Non è una cosa da sbaglio. Ardo per la fretta, c'è un intero cosmo lassù che mi aspetta. Pensi ancora che io non sia tagliato per questo? Mane è più che convinto che io lo sia. Tu invece insisti a dire che... David, ascoltami. Sono più che certa che diventerai un ottimo Edgelander. Anzi, lo sei già, puoi credermi. Allora, non capisco. I cyberpunk non si fanno un nome grazie a quello che fanno nella loro vita, ma per come muoiono. Non meriti di vivere o morire così. E tu, allora? Vuoi forse farmi intendere che te lo meriti? Vedi, io... non ho altro posto dove andare. Nemmeno io so per questo. Io e te veniamo da mondi diversi. Che cosa importa?
Un giorno o l'altro ti porterò sulla luna, vedrai. Questa è una promessa. Succede il bello della diretta, quindi il 31, la 31, Ischie, soprattutto se si porta, dicono al Gogol! E allora, Ti avevo detto di non chiamarmi più, ok? Sono stufo di tutte le volte che tu mi chiami donna, ok? Io non sono una donna e lo devi accettare. Basta, abbiamo già litigato in Romania a casa di Bram e non ti voglio più parlare. Hai rotto le scatole! Mishka la chiami a quella gallinella suicida di Dazai! Io non voglio più avere niente a che fare con te, lo devi capire, basta! È già tanto che non ti ho ucciso l'altro giorno, che avrei potuto effettivamente. Basta, non ti ho più... di nacque. Bah, io davvero non lo capisco a questo. Sono tutti fatti così, gli uomini. Cioè, lo sono anch'io, Però sono tutti fatti così. E ogni volta che parlo dei miei problemi a qualcuno, del fatto che Fyodor continua a chiamarmi donna quando chiaramente non lo sono. Sei una donna? No! Cioè, tu, secondo te, io sono una donna? No? Oh, ok. Allora la pistola diventa boss. Comunque, poi la gente mi si mette a dire quando parlo dei miei problemi. Ma comunque tu, o maschio o femmina sei?
Cioè, qualcosa devi avere tra le gambe, tra i pantaloni, nei pantaloni. Ma la gente non mi può capire, non può comprendere i miei problemi. E io che devo fare? Nessuno mi capisce, perché quando gli dico i miei problemi, loro mi ridono in faccia. Perché quando gli dico che io ho questo nei pantaloni, loro si sconvolgono. E non so più che fare. Mi sento così distrutto. Non ce la posso fare. Chi è che chiama? Pronto? Ancora tu, Fyodor? Basta! Ti ho detto che non ti voglio più parlare. Senti, ci sentiamo dopo, scusa, Guarda, sta gente di basso fondo, io non so più davvero che fare. Piaceri, pronti all'azione. Non vedo l'ora che il massacro abbia inizio. Perché? Perché posso. Sbaglio o è odore di paura? Avanti, godita un po'. Finché puoi. Solo gli sciocchi tentennano. Nessuna pietà. Sangue per Noxus! Mai giocare secondo le regole. Stai vicino ai tuoi amici e spiazza il nemico. Troppo facile. La prossima volta, scappa. Bravissima! A vincere il a vincere il premio Kids di questa edizione del Videogames Lab è un Kids, un bambino o una bambina o più bambini o più il numero 29 da Play Time. Miglior interpretazione, un po' di suspense. È meglio del Dolby Surround praticamente. Il Dolby Digital. E allora vince il premio migliore interpretazione di questa Rob Video Games Lab 2024.
20 qua, 20. Ti piacerebbe il 2024? 2024? 2024 ho detto. 4. Sì. Ecco. Premi Arianna, andiamo a cosplay. Numero 23, Vox Machina! Con la sua venuta autunnale. Tra un po' cambierà anche il palco di corda e anche ti darà anche il destino. Ti ricordi tipo prima non si ricomincia che c'erano i mantelli che si comincia? Prego, prego. Signora, fai la foto davanti. Davanti, due passi avanti. Attenzione a non cadere dal palco. Modelings? Lo dico io, grazie. Sono un fantastico Modelings. Cioè, veramente, se voglio sperare che potessi... Lo so, potrebbe averci un futuro, sai? Sì, stai bene. A vincere il premio può... Può esplodere. Tipo gli uccellini di Shrek. A vincere il premio Modeling. Pubblico, dai, aiutateci. La buona lui. E la numero 22, Esmeralda Rancoba di Notre Dame. Vieni Esmeralda. Fatti prendere da Arta. Vieni da Arta. E ora siamo al miglior. Lo posso fare con una citazione? Allora, miglior gruppo, ok? Vince il miglior gruppo. No, senza citazione, ma perché sennò poi diventa una cosa brutta. Vi do uno spoiler. Sono due persone. È una coppia. E sto parlando della coppia numero 26, Ade ed Hercules! Complimenti ragazzi, venite qui, aspetta, Giulia, developpati. Dai avanti ragazzi, fatemi fare la foto da Rino e circostanza. Fermatevi. Una foto. Sono una foto, una foto. Però insomma, gli ultimi due, perché un po' a livello di salite, però. Sì, sì. Sempre bello caldo, bello, bello potente. A vincere il premio, miglior santoriano. Una santa. Può essere un sarto. O un sarto, sì, certo. È. Allora, ragazzi, scusate, se mi si attiva solo Teresa qua, cioè, non andiamo più via. Teresa! 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 Oh, bravi, così, caldi, vai! Numero 12, Duncan Dance, Lucy Gray! Vieni, vieni! Vai avanti, Lucy Gray! Cioè, scritto te. Allora, no, vieni qua, vieni, no, l'hai letto, vieni. Hai letto, l'hai letto al contrario. No, non l'ho scritto io, l'hai letto al contrario, guarda. È al contrario? Ok, grazie. È il notaio Gianluca che dice che so se che sono fatto io. Best Crafting è il penultimo premio perché poi abbiamo la nomina per la Cosplay Italian Cup. E vince. Il Best Crafting. Me la porto a tutte le fiere, è fantastica. Ciao. Il numero 19! Brava, bravissima, lei è il suo proprio. Allora, anche per entusiasmo. Adesso andremo a selezionare la o il rappresentante della Cosplay Italian Cup. Un andrò a scegliere fra questi vincitori due. Oddio, lo vuoi fare? Sì, ovviamente. E poi io alzerò la mano al cielo del vincitore e la flolla. La flolla. La flolla. La flolla. La flolla.
La fala esploderà in un tugurio di applausi e un visibilio. Un po' di suspense. Proviamo la frolla. La frolla. Frolla! Cioè, basta. Io passo qui. Quante ansia sta cosa. Vero? Proprio ansioso. Cioè, oggi faccio tipo Johnny Depp. Vieni con me, Lucy Gray. Qua. Chi c'è? Sarà Esmeralda. Che ne sai tu? Che ne sai? Ho detto tutte le regolarità delle varie tappe. E quindi? C'è che... È spoiler! Tra questi due. Allora io adesso metterò il microfono all'interno della tasca, non pensate a me. Dammela qui. Metterò la tasca, l'ultima volta sai come è successo, no? Non c'è la mano. E vince! La nomina! Valida per la Cosplay Italian Cup 2024 qui a Roma. Slap. Se non fate uno andiamo a casa. Tutti quanti vincitori qui davanti, venite, venite, tutti la giuria davanti, e tutti i cosplayer, venite qui, venite, rimanere dietro per quello di fare. Spalancano tutte e cinque le dita perché fa quasi paura. Diamo appuntamento a Video Games Lab 2025.